un viaggio che ci ha portato in casa a GoTractor. Un anno importante per il gruppo AgroTractor, siamo in compagnia del dottor Antonio Salvaterra, direttore marketing dell'azienda. Intanto grazie dell'ospitalità. Ecco, dicevamo, un anno che vi vede impegnati su più fronti. Sì, grazie anche a voi di essere qui in casa AgroTractors. È stato un anno impegnativo lo scorso, questo si propone sicuramente come un anno ancora più importante, proprio perché innanzitutto partiamo con le novità già anticipate a Sima Agritecnica e per la prima volta qui in Italia, il caso ad esempio della serie 4, un trattore che si declina in 6 modelli da 60 a 106 cavalli con motorizzazioni 2,9 e 3,6 litri, una trasmissione che è caratterizzata da 4 marce per 3 gambe, però opzionabile con anche altre versioni e quindi con un overdrive che consente di raggiungere facilmente i 40 all'ora, ma questo avviene già nella versione basica 12+12, o un underdrive o ancora il super riduttore per velocità 280 metri orari. Quindi consente di incontrare tutte le necessità lavorative. Macchina nuova, trasmissione nuova, cabina nuova, cofano nuovo, motori nuovi. Siamo partiti veramente alla grande e contiamo di proseguire quindi per completare quel processo di rinnovamento che già avevamo iniziato circa 2 anni fa con le serie 5, in particolare il 5D, così come anche il 5H, macchine aziendali per aria cortiliva molto confortevoli nell'utilizzo con caricatore frontale. Sono trattrici già emissionate come la serie 4 per Tier 4 Interim, quindi già a norma di legge sugli emissionamenti, in questo caso con motorizzazioni Perkins da 3,4 litri, con potenze che arrivano fino a 113 cavalli. Spostandoci poi sulle potenze più alte, andiamo a trovare quella che è la serie 6, che è l'espressione di Landini all'interno dell'alta potenza. Qui iniziamo con motori 4 cilindri emissionati Tier 4 Interim, 4,5 litri di cilindrata. Si può notare il design del cofano omologo e simile a quello che abbiamo già osservato su serie 4 e serie 5, proprio per sottolineare anche la volontà di dare un family feeling, uno stile univoco a quelli che sono i prodotti Landini. Da sottolineare poi anche la cabina di nuova concezione, derivata dal mondo dell'automotive per certe scelte come ad esempio quella del parabrezza monoblocco in un pezzo unico senza giunzioni, i 4 montanti che garantiscono un'ottima visibilità. Direttore, un gruppo che sta investendo veramente tanto, nuovi design, tanta tecnologia, tanta sicurezza, tanto comfort in più, ma c'è una parola chiave, la leggiamo anche sul mezzo, i 130 anni di Landini, 1884-2014. Indubbiamente è una grande responsabilità rappresentare un marchio che ha una storia, una tradizione così lunga e gloriosa. Il nostro compito quindi non è solo quello di rispettare la tradizione ma anche di crearne di nuove, evolvere. E proprio grazie a quello che è stato un tempo che oggi siamo in grado di guardare al futuro con molto ottimismo e tra l'altro di sottolineare quella che è stata la storia di Landini. In particolare quest'anno ricorre proprio il 130esimo, abbiamo deciso di celebrarlo con alcune iniziative che seguiranno nel corso dell'anno. Una di queste in particolare è quella di dotare tutte le trattrici di questa decalcomania che rappresenterà un po' un'edizione limitata per il 2014. Oltre a ciò poi ci saranno altre manifestazioni dedicate al marchio Landini che conta numerosi fan e numerosi affezionati e appassionati. Proprio per creare anche nuovi appassionati e non deludere quelli di un tempo, abbiamo poi deciso di creare una versione particolarmente piacevole dal punto di vista estetico e si tratta dell'azzurro metallizzato Landini. Qui lo vediamo vestire quella che è la serie 7. Elegante, eccellente come scelta. Beh, effettivamente è una scelta sicuramente di impatto da un punto di vista estetico, derivante proprio dalla nostra direzione che pone sempre l'occhio e vive molto l'azienda e quindi pone l'occhio anche su questi aspetti, in particolare su queste macchine nuove, dato che sicuramente oggi il trattore si acquista anche attraverso la vista, quindi il piacere di avere un oggetto bello, proprio anche piacevole esteticamente. È stupefacente il livello di comfort a disposizione dell'operatore oggi. Assolutamente, ma ricordiamoci che l'operatore oggi è più esigente.
Tra l'altro c'è stata un'evoluzione in tutto quello che sono gli strumenti di lavoro che utilizza normalmente, quindi anche il trattore in quanto strumento di lavoro è giusto che segua questa evoluzione. Dal sedile conducente con la disponibilità di uno schienale ventilato, non credo che neanche sulle auto esistano soluzioni di questo tipo, alla possibilità di avere una sospensione pneumatica che riduce automaticamente le vibrazioni in funzione della risposta del terreno. Tutte queste sono soluzioni che migliorano il comfort ma soprattutto la sicurezza. Non dimentichiamoci che è un argomento altrettanto importante. Elemento fondamentale. Fondamentale per cui la trattrice è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza necessari, è dotata anche delle omologazioni FOPS-ROPS naturalmente. Tutto questo aggiunto proprio a quella soluzione del sedile secondo passeggero scomparsa, aggiunto a una larghezza cabina più importante rispetto alle precedenti, a una visibilità maggiorata grazie alle vetrate ampie, alle superfici vetrate ampie, alla botola sul tetto e soprattutto grazie a una disposizione di comandi, a un'ergonomia interna studiata proprio per rendere l'operatore padrone del mezzo e perché l'operatore possa in pochissimo tempo prendere confidenza con quelli che sono i comandi. Sale sul trattore, in pochi minuti deve saperlo utilizzare. Quest'anno, direttore, la Fiera Agricola ha anche un importante testimone. Sì, c'è stata l'occasione di avere come testimonial il campione del mondo Gianluca Zambrotta. Perché? Perché ha aperto un centro sportivo nel suo paese d'origine e per la cura dei campi da calcio che sono in questo campo, in questo centro sportivo, ecco che si è avvalso, ha deciso di avvalersi di questo Mistral. Quindi la scelta di accompagnare due marchi importanti, nel nostro caso Landini, nel suo il proprio nome, ma anche questo centro sportivo, abbiamo deciso proprio di sfruttare il momento per creare una sinergia tra il suo nome e il nostro marchio. Questo anche per sottolineare il fatto che azzurri sono azzurri e campioni del mondo lo sono entrambi. Mondo Argo Tractor, in questo caso Mondo McCormick. Qui siamo con l'X6. Sì, il Mondo McCormick si apre qui a Verona con quelle che sono le novità nel segmento di medio-alta potenza. È il caso dell'X6, è un'anteprima nazionale, quindi qui a Verona presentiamo quella che è una macchina proprio nuova sotto tutti i punti di vista, perché nuova è la cabina, nuovo è il motore, un 4,5 litri emissionato TR4 con sistema urea o SCR, quindi catalizzatore. Un trattore che si declina in due modelli da 120-130 cavalli con sistema Power Plus, quindi un'extra potenza che è garantita dalla centralina motore alla presa di forza anche quando richiesto e necessario. Una trasmissione da 36 marce avanti e 12 retromarce, caratterizzata anche dalla possibilità di aggiunta di un super riduttore e soprattutto una trasmissione che oggi presenta una dotazione idraulica maggiorata e più importante rispetto al precedente modello X60. In questo caso quindi con l'X6 parliamo di un centro aperto da 66 litri o un centro chiuso anche da 110 litri minuto con fino a 5 distributori per poter azionare tutte le attrezzature necessarie. La cabina, poi dicevo, è una cabina completamente nuova che però richiama già gli stili che abbiamo visto sugli X7 che sono macchine già presentate al SIMA e in Agritecnica. In questo caso le presentiamo anche qui a Verona, sempre per rimanere nell'ambito dell'alta potenza, e sono trattrici a 4 cilindri come il caso dell'X7.4. Eccolo, abbiamo qui. Esattamente, anche in questo caso motore 4,5 litri Beta Power con sistema di trattamento dei gas di scarico attraverso urea che consente proprio di abbattere gli ossidi di azoto e il particolato. Tanta innovazione, tecnologie all'avanguardia, e questo è il risultato, McCormick X7 680. Sì, il 680 è il trattore a 220 cavalli che avevamo già presentato al SIMA in Agritecnica, una trasmissione a 6 gamme robotizzate per 4 marce power shift con autoshift su tutte le marce. È una macchina che si propone anche con una trasmissione a variazione continua, quella l'avevamo presentata in anteprima mondiale in Agritecnica, ed è una macchina che già rappresenta l'evoluzione verso l'alto di potenza di McCormick, un'evoluzione che probabilmente vedrà la luce già all'EIMA di quest'anno, dove andremo a introdurre l'X8.
quest'anno, direttore, un'altra collaborazione di grande spessore. Sì, è il caso di McCormick e delle cantine Ferrari Trento. È un marchio prestigiosissimo, quello di Ferrari, ma non solo, per noi è anche un cliente importante, che si avvale dei trattori McCormick proprio per la cura dei vigneti e per andare a realizzare quello che è il suo prodotto. Prodotto che abbiamo deciso, grazie a questa collaborazione di co-marketing con cantine Ferrari Spumanti, di estendere anche alla nostra clientela proprio grazie alla possibilità di degustare un calice di spumante previa registrazione al banco lasciando i dati. Questo è un sistema che consente anche di far capire al nostro cliente quanto sia importante per noi il contatto con la realtà agricola, con la realtà produttiva, proprio per andare poi a riportare queste informazioni internamente all'azienda e per utilizzarle in fase di sviluppo di nuovi prodotti. Direttore, a questo punto credo che non ci resti che un brindisi per i grandi successi del gruppo Agrotractor nel mondo e noi ci uniamo a voi. Sicuramente anche per sostenere la filiera bisogna essere consumatori, importantissimo. Assolutamente. Grazie a voi. Procediamo. Ingegnere Alessandro Bonini, responsabile piattaforma prodotto, parliamo di Valpadana, parliamo di novità. La novità di quest'anno è la nuova serie 9000-7000, che prende il posto della vecchia serie 9006, che si inserisce nel mercato degli isodiametrici, quindi delle macchine super specialistiche, nella fascia di potenza dai 65 ai 95 cavalli. Macchina adattissima per le colture in montagna, quindi il vigneto, in cui è necessaria una grandissima stabilità del veicolo per le lavorazioni in pendenza. Una macchina tecnicamente nuova, mi sembra di capire. Sì, macchina tecnicamente nuova con una nuova trasmissione di nostra progettazione, oltre al resto del veicolo che è stato concepito per una ergonomia migliore rispetto alle macchine vecchie per garantire un comfort più elevato per l'operatore. Vediamo di capire i punti di forza di questa macchina. I punti di forza sono la grandissima stabilità, una ottima posizione del posto di guida per l'operatore, una vasta possibilità di opzioni sia dal punto di vista idraulico, delle prestazioni motore, degli attacchi attrezzi, e la reversibilità che consente di fare lavorazioni particolari con praticamente il trattore girato, diciamo, quindi con il motore dietro le spalle per avere l'attrezzatura direttamente di fronte all'operatore. Ingegnere, quali fasce di mercato va a coprire la gamma Valpadana? La gamma Valpadana va a coprire quello che è il mercato, diciamo, specialistico dell'isodiametrico, quindi delle macchine assolutamente super compatte in cui è necessaria una elevata potenza specifica del trattore nonostante le dimensioni. Questo per andare incontro a quella nicchia di agricoltura relativa appunto alle coltivazioni molto compatte, strette, basse e soprattutto con terreni in pendenze elevate. È corretto dire l'esempio tipico di vitigno? Assolutamente sì, è la, diciamo, applicazione tipica di questi veicoli dove con un normale frutteto si hanno problemi di stabilità con il rischio di ribaltamento e anche di dimensioni proprio della macchina. Ingegner Bonini, buon proseguimento, buona fiera agricola, grazie. Grazie mille.